Bene, buongiorno, buongiorno. Questa da videosigla sulla canzone di Roberto Vecchioni, Voglio una donna, la voglio con la gonna, che è stata la videosigla dell'ultima puntata di Niente di Personale. Buongiorno ad Adriano Panatta, buongiorno. Solo senza Fulvio Abbate. Buongiorno dalla Bretagna, dalla Fragna. E buongiorno anche a Cecinelli. Va? Abbate, ce lo siamo giocato? No. Credo che sia in Sicilia. Crede che sia in Sicilia, però credo che forse ha lasciato un videomessaggio. Ha lasciato un videomessaggio? Chi se ne frega? Andiamo avanti. Dunque, volevo vedere il foglio di Giuliano Ferrara, perché a proposito di Roberto Vecchioni c'è la rubrica di Camillo Langone oggi qua sotto. Roberto Vecchioni, scrive Camillo Langone, rubrichista del foglio, apprendo da una tua dichiarazione, dice Langone a Vecchioni, apprendo da una tua dichiarazione che la canzone d'odio con cui hai vinto Sanremo accusa queste pagine di cinismo. Queste pagine, quelle del foglio, non sono mie, se non in quota parte, giusto qualche riga, ma appunto perché non sono un cinico per sentirmi ferito, non c'è bisogno che sia colpito in pieno, mi basta essere sfiorato. Io sono un credente, Roberto, e quindi l'esatto contrario di un nichilista, di un menefreghista, di uno scettico. Credo in un mucchio di cose, credo in Dio e nel diavolo, credo nel bene e nel male, credo nella bellezza, credo nell'arte e nella verità, e credo nella verità nell'arte, conseguentemente credo in ogni parola che scrivo, e se questo in un mondo di increduli mi rende ridicolo, pazienza. Purtroppo per te, credo anche nella musica, e credo che la tua canzone fosse musicalmente una delle più brutte del festival, una melodia da ultimo posto sulla quale hai applicato un testo politico capace di mobilitare una fazione decisiva, l'operazione più cinica che si potesse immaginare. Questo Langone, il quale replica a quanto ha detto Vecchioni sul cinismo, eccetera, e questo è il pari e patta, diciamo così. Cominciamo così, insomma. Cominciamo così. Vabbè, ma noi qui non siamo mica per... No.
come dire, rendere tutto una melassa omogenea, cronaca, di gusto cronaca e di sapore unico. A noi piace la cucina che si gioca sui contrasti, il dolce amaro. La cucina? Sì, e invece? Lei gli piace la cucina? Ma non cucino. Mangia? Era una metafora. Mangia? Lei capito, capisce però questo significato? Era una metafora. Metafora, sì. Sì. A proposito di donne, apprendo invece dal Corriere della Sera che le femministe storiche, diciamo così, e le promotrici del movimento della manifestazione per la dignità delle donne, quello se non ora quando, in questo momento non stanno attraversando una fase di rapporti idilliaci, cioè c'è una lite in corso nell'universo femminile. Eccolo qua, se non ora, che è il titolo del movimento, quello della manifestazione di febbraio, torna l'8 marzo, ma le femministe lo contestano. Perché? Perché le promotrici della manifestazione per la dignità delle donne vorrebbero l'8 marzo distribuire una coccarda rosa, e le femministe storiche invece, che hanno contestato in tutto in parte anche le ragioni della manifestazione, ma qui sarebbe lungo ricostruirlo, sono per il partito della mimosa. E già su questo, sulla scelta del gadget, chiamiamola così, dell'oggetto che è il simbolo della manifestazione, si stanno vagamente accapigliando. Leggo in coda: le donne dei collettivi femministi non ci stanno, interrompono la conferenza stampa delle promotrici della manifestazione, se non ora quenta, contestano la scelta del fiocco rosa, protestano perché si sono sentite escluse e annunciano manifestazioni alternative. Quindi la festa di se non ora quando culminerà in Piazza Vittorio, mentre le femministe sfileranno a Trastevere con una street parade, fiocchi rosa contro mimose. Questo a conferma del fatto che il mondo è bello perché è vario, però no, avariato, però variato, non fa però nulla. Il fiocco rosa è la nascita, no? Si mette il fiocco rosa ancora sulla porta, beh, diciamo. Sì, anche Lucio Battisti anche, fece anche azzurro, no? La mia, per cui la nascita di un nuovo movimento, la nascita di una bambina, sì, diciamo, che si distingue dal. No, io non, certe volte devo spiegare, è lungo questo, posso spiegare una cosa? Questo concetto certe volte l'uomo comunistico, io parte del lei sta dicendo una banalità, però no, vado però ti posso dire, dato che io certe volte posso fare la parte del deficiente che non sa le cose, è che il dottor Piroso, qui presente, quando io arrivo in studio, io non so nulla, cioè lui arriva con questo fagottone di giornali, sceglie lui gli argomenti, eccetera, eccetera, e poi secondo lui, io che giocavo a tennis, devo improvvisare e essere anche spiritoso. Ma prende c'è in questo qualcosa di blasfemo, di io osceno. Sono stufo, mi appello al sindacato. No, aspetti, ma prende esempio da Fulvio Abate, perché tutto questo, cioè partire... Però è vero, dica no, che è vero. Dica... Sì, è vero, ma c'è un senso. Partire dalla videosigla sulle donne di Roberto Vecchioni, leggere il commento di Langone che dice che la canzone di Vecchioni al festival non era un granché. Arrivare ai fiocchi. E parlare, perché è tutto donne, Vecchioni che ne ha parlato. Per lei che lo i sa. I fiocchi, ma lei non deve sapere, lei deve commentare, lei non deve sapere. Ma soprattutto ci porta, ed è qui tutta questa costruzione retorica, ci porta al punto, cioè al videomessaggio che ci ha lasciato Fulvio Abate. Vi prego, guardatelo. Cari Antonello e Adriano, sono assente perché ho deciso di diventare donna. Ero in lista d'attesa e finalmente mi hanno chiamato e quindi sto preparando l'impegnativa per andare in ospedale dove finalmente potrò coronare il mio sogno. E così voi la smetterete di dire che Fulvia fa della satira, non è satira, è bisogno di interezza, bisogno di pienezza, chiaro? Quindi quando ci rivedremo sarà necessario che il mio sottopancia sia cambiato, non più Fulvio, ma Fulvia Abate. Ciao a tutti, spero che l'anestesia non mi faccia venire un senso di nausea dopo, quando mi sarò risvegliato. Finalmente, più leggera, più donna. Ciao! Saluti a tutti, ovviamente, a tutti i nostri cari telespettatori. Un uomo, una donna, un uomo, una donna. Colpa sua, La colpa è solo sua. Che prego, lei non conosceva questo contributo, adesso può commentare. No, a parte che Fulvio io lo adoro, per cui mi è simpatico, mi fa ridere certo, sempre. Sempre. Però come le vuole mettere questo,
questa cosa, eh? Non so. Lei è corresponsabile? Non so. La sua iniziativa proprio personale, così? Totale, perché ha detto, siccome quando Panatta non c'è, c'è il cartonato a me non me l'avete fatto, vi lascio il videomessaggio. Era anche un po' offeso. Ma perché questa cosa, lui che è proprio etero, perché io lo so, proprio etero, molto questi etero. Questi sono problemi vostri. No, lo so, io lo so che è etero. Sì. E come mai le ha presa questa dica cosa? Dica delle cose, sa che sono le 10, quindi non possiamo... Lei ha sempre paura che io posso, non è mai successo, sì. Storicamente. No. Lei no, perché ogni tanto... lei quando va alla radio, ad esempio, quando quello gli ha detto se giochiamo a tennis io ti batto, tu, lei ha risposto a Luca Barbarossa, lei mi può fare solo una cosa a tennis. Non mi scandalizzo affatto, io vivo a Taormina. La signora che vive a Taormina. Aspetti. Vada. Allora, questo è per iniziare in maniera ilare, poi come facciamo il martedì, spesso riproponiamo brani di quanto è andato in onda domenica sera in diretta, niente di personale. Ospite, primo ospite della puntata è stato il giudice oggi della Corte di Cassazione, ma già magistrato del PU di Mani Pulite, Pier Camillo Davigo, con il quale abbiamo fatto una vivace, lunga chiacchierata, di cui vi proponiamo due assaggi. Perché poi c'è un commento da fare subito dopo, in connessione a una notizia che tra l'altro mi è appena arrivato da Micromega, la pubblicazione diretta da Paolo Flores d'Arcais. Sentite. Pilato chiese al popolo: chi libero, Gesù o Barabba? E la sentenza, se mi consente, non fu un capolavoro. Che peso deve essere dato dai giudici al consenso dell'opinione pubblica? Rispetto al caso singolo, nessuno. Anzi, io personalmente preferisco i fischi agli applausi, perché i fischi tengono alta la soglia critica, gli applausi possono abbassarla. Uno può credere di aver fatto bene perché lo applaudono e non si interroga continuamente come dovrebbe fare chi fa questo mestiere. Diversa è la questione del consenso sull'istituzione nel suo complesso, perché un'istituzione intanto in democrazia si regge sul consenso dei cittadini. Se la fiducia nella istituzione crolla, il problema diventa serio. Sempre convinto che chi ha fatto il guardialine non può poi mettersi la casacca da calciatore, cioè che chi ha fatto il magistrato sarebbe meglio non entrasse in politica? Assolutamente sì, ma per una ragione che se vuole le spiego, non è soltanto una questione di immagine, è una questione molto più seria. Ci sono due modi per conferire incarichi pubblici, il criterio di rappresentanza e il criterio di competenza. Noi eleggiamo il sindaco che governa le nostre città col criterio di rappresentanza, ma scegliamo, perlomeno sceglievamo per concorso, il primario di chirurgia che ci deve operare. Dal punto di vista teorico nulla vieta di fare l'elezione del primario e di fare il concorso a sindaco, però poi bisogna vedere se la gente è disposta a farsi operare da un chirurgo che invece che aver superato un concorso ha vinto un'elezione. Il problema è che chi, come i magistrati, è abituato a operare con criterio di competenza raramente si trova a suo agio nell'operare con criterio di rappresentanza. Intanto non è abituato ad avere rapporto con un elettorato. In secondo luogo è abituato a cercare le ragioni del suo operare in quello che noi chiamiamo scienza e coscienza, non nella valutazione dell'opportunità politica. E quindi non sempre, io credo, può essere anche un buon politico. Bello, tagliato pure la parte finale, che invece diceva, a quel punto, finita la risposta di Davigo, io commentavo... Lei sa che la domanda era tendenziosa e lui, sorridendo, ha risposto sì. Dov'era la tendenziosità della domanda? Era ovvio che Davigo, che ha lavorato a Milano nel pool di Mani Pulite insieme a Gerardo Colombo e ad Antonio Di Pietro, sa che Di Pietro, come tutti noi sappiamo, è entrato per l'appunto in politica dopo aver fatto il magistrato. Ma non è l'unico, la tendenziosità non riguardava solo Antonio Di Pietro, riguardava anche Luigi De Magistris, il quale a sua volta... ha fatto il magistrato e adesso è in politica, tra l'altro nell'Italia dei Valori, cioè il partito di Antonio Di Pietro. La notizia che mi è appena arrivata via email, essendo io nella mailing list di Micromega, la rivista di Flores d'Arcais, è che De Magistris si candida a fare il sindaco di Napoli. Questo a proposito di ex magistrati ora impegnati in politica. Sul Riformista di oggi poi c'è una notizia che riguarda invece Enzo Tortora. Titola Il Riformista, un pezzo attribuibile al direttore Stefano Cappellini, la nostra solidarietà a Lino Iannuzzi. Perché? Si legge: sono passati ben 27 anni dal giorno in cui le manette scattavano attorno ai polsi di Enzo Tortora. Era il 17 giugno dell'83.
Tortora è uno dei volti più noti della televisione italiana. Viene arrestato su ordine della Procura di Napoli con un'accusa terribile: associazione a delinquere di stampo camorristico. Ad accusarlo sono due pentiti. La fine della storia è nota. Nell'87 Tortora verrà assolto da ogni accusa. Tornerà a lavorare in televisione. Rimarrà memorabile quel suo "Dove eravamo rimasti". L'anno dopo morirà stroncato da un tumore. Ora, un paio di decenni dopo la morte di Tortora, Lino Iannuzzi, giornalista, è stato condannato dal Tribunale Civile di Napoli, insieme a Sergio De Gregorio, a pagare 280.000 euro in totale al giudice che procedette contro Tortora per un articolo pubblicato sul Giornale di Napoli, del quale Iannuzzi era direttore, De Gregorio cronista giudiziario. Tra l'altro De Gregorio eletto inizialmente per la prima volta in Parlamento nella lista di Antonio Di Pietro. Ebbene, scrive il riformista, vogliamo offrire al collega Lino Iannuzzi la nostra solidarietà. Segnaliamo al contempo che tutti i magistrati impegnati a vario titolo nel famigerato caso che ha coinvolto Enzo Tortora non hanno mai avuto neppure un rilievo disciplinare a proprio carico e anzi hanno goduto di avanzamenti di carriera. Questo quanto scrive il riformista. A questo proposito, invece, nella chiacchierata con Davigo c'è stato un momento in cui abbiamo sostenuto reciprocamente le nostre ragioni o i nostri dubbi o le nostre perplessità e Davigo ci ha dato il suo chiarimento a questo proposito con il contributo. Spero che sia pronta adesso. Sbagliamo e mandiamo in onda una partita di calcio, mi raccomando. Prego. Non colpevole lui, non colpevole chi lo accusò, lo inquisì in modo, noi abbiamo scritto disinvolto perché era lunga a spiegare, lo processò in primo grado, pari e patta, giustizia giusta? Ma vede, anche qui, sempre discutendo in generale, perché non voglio discutere procedimenti che non conosco, bisognerebbe leggersi gli atti che a volte sono molto complessi. Ci sono due modi di vedere le cose quando uno viene arrestato e poi viene assolto. Le posso dire solo per completezza di sua informazione, diciamo, la vicenda Tortora la conosco diciamo, con una certa... Sto discutendo in generale. Sì, in generale. Ci sono due modi di affrontare il problema di quando uno viene arrestato e poi viene assolto. Un modo è parlare di manette facili. L'altro modo era quello che usava il generale Dalla Chiesa, di parlare di ingiustizia che assolve. Quindi, come vede, i punti di vista possono sempre essere... diversi. Ma non è questo il punto. Il punto è che il lavoro giudiziario è, fra tutti i lavori umani, uno di quelli a più alto rischio di errore. Perché è una materia complicata, perché le regole che abbiamo sono complesse, perché il materiale su cui lavoriamo è un materiale friabile. Ma le faccio una domanda. Dato che il caso Tortora ormai è archiviato come storia di... è morto, insomma, 23 anni fa, quindi... La storia dell'istruttoria che è stata fatta, la storia del processo di primo grado è agli atti. Lei dice di non conoscerlo, qualcosa avrà sentito. Sì, cioè, qualcosa avrà sentito. No, non decido per sentito dire, abbia pazienza. Cioè, non mi pronuncio sul sentito dire. Lei non dire. Sa che ci furono... Non ho mai letto gli atti, non ne ho idea di che cosa sia accaduto. Glielo dico io. Lei mi racconta quello che ha visto lei. No, siccome gli atti che ho letto. Ecco, lei ne avrà letto qualcuno o li ha letti tutti? C'erano 700 imputati in quel processo, 800, non so quanti fossero. Degli altri 699 non interessava Enzo Tortora. Non le risulta che ci siano stati... Scusi, no, non lo so. Non ma glielo dico io. Non lo so. Ma scusi, ma lei accetta da me le domande, ma sì, non sì, accetta certo. Dal fatto che io le dica, se non conosce il caso Tortora, le dico tre elementi. A un certo punto i pentiti sul caso Tortora furono 11. Alla fine del processo, Cassazione ha confermato che nessuno di loro ha detto la verità. Può essere. Può capitare. Non solo l'uso dei pentiti fu abnorme perché nessuno verificò in quel caso se quello che loro dicevano, non riferito alla propria attività criminale, ma riferito a Enzo Tortora che era innocente, era fondato o meno. Ma su quelle affermazioni gli stessi inquirenti, le forze dell'ordine, i magistrati che se ne sono occupati fino al processo di primo grado, hanno sostenuto che invece le prove c'erano. Prove che, ripeto, fino alla Cassazione non sono mai state esibite per il semplice fatto che in appello la sentenza di primo grado è stata riformata e che in Cassazione la Cassazione ha confermato la riforma, cioè non era un camorrista, non era un trafficante di droga. Ora le chiedo, lei ha detto la magistratura italiana ha un sistema per cui siamo i magistrati più sottoposti a procedimenti disciplinari, vuol dire che il sistema funziona e sono d'accordo con lei, però
ribaltando il paradosso che lei mi aveva rivolto prima su mia figlia accompagnata a scuola da un pedofilo condannato come tale in primo grado ma presunto innocente nel comune sentito fino alla Cassazione, lei si farebbe giudicare da un magistrato il quale palesemente, anche se dopo non è intervenuta una sanzione particolarmente grave da parte del CSM, ha in maniera manifesta fatto un'indagine nella maniera in cui è stata fatta nel caso specifico su caso Tordo? Lei si sentirebbe tranquillo? Allora, lei mi sta chiedendo se io mi farei giudicare da un magistrato che ha commesso un errore. Certamente sì. Ecco, qui l'abbiamo interrotta perché poi, insomma, era più lunga. Io ho sostenuto, e lo ribadisco, che secondo me, sulla base dei documenti che ho letto per come è stata condotta l'indagine, ci fu non un errore, ma ci fu del dolo, differenza non di poco conto, secondo me, ma posso benissimo sbagliare. Lo fa l'altro anche con un medico, eh? No, ma cioè, tra l'altro, sì, può succedere cosa. Con un medico, dice, ha sbagliato non per dolo, ma per errore, ma l'errore del medico rimane. E comunque, per chiudere questa parte, voglio chiarire una cosa, che se ci sono stati dei magistrati che hanno sbagliato nella fase inquirente e nel primo grado del processo Tortora, altri magistrati, quelli del processo di appello e i magistrati della Cassazione, invece hanno detto che quell'indagine era sbagliata. Cosa voglio dire con questo? Che alcuni magistrati hanno sbagliato e altri magistrati hanno riconosciuto l'errore dei colleghi. Quindi non c'è mai un attacco alla magistratura in quanto tale, se non altro perché proprio nel caso specifico si dimostra che alcuni magistrati hanno ben operato e altri hanno, secondo me, anche in maniera dolosa, operato male, esattamente come succede nel campo dei giornali e dei giornalisti, in cui ci sono giornalisti per bene che operano in buona fede sulla base degli elementi che hanno, ricostruendo secondo logica e comune buonsenso, e altri che invece danno ricostruzioni capziose per manipolare l'opinione pubblica, e questi fanno cattivo giornalismo. Cassa, grazie. Non mi ricordo, bentornati, il decuio. Decuio? Non lo so, dipende. Decuo. Perché ci occupiamo di banche? Cosa dice la regia? Pagina 43 del Corriere della Sera. Sì, che dice? Ah, sì, sì, è vero, che chi preleva, è bravi, che non trovavo subito il ritaglio, ma riassumo a braccio, c'è un problema perché adesso le banche spingerebbero a far sì che le persone che hanno i conti correnti presso le loro filiali, non vadano più agli sportelli a prelevare per i contanti, ma si affidino al bancomat, perché questo snellirebbe le procedure. Chi invece continuerà ad andare a prendere i contanti allo sportello si vedrà introdotta, se ho capito bene, una piccola sovrattassa, cioè per riavere indietro i propri soldi, che questo poi è in contanti, bisogna non pagare le spese fino ad oggi, che pure già ci sono, ma spendere qualcosina in più, se no fate prima andare al bancomat. Bene, a questo proposito però c'è un contributo che riguarda Roberto Benigni che va a chiedere un mutuo dal film Tu mi turbi, guardate. Lei sa come funzionano le banche? Ha qualche idea? Certo. Così, beh, molto semplice. È tutto un problema di garanzie. Cioè, poi, ma mi faccia terminare, perché non vorrei passare per questi profittatori che c'è oggi. Io questi 100 milioni non sono il tipo che lei mi dà 100 milioni per la casa, io li prendo e non mi rivedo. No! Direttore! Non sono quel tipo lì! E non gli permetto nemmeno di pensare! Vi firmo un foglio dove attestatamente metto. Io pagherò il traente della fattura via via di questa banca, che credito all'ordine della carta di credito, dell'interesse del 5% e via via via, io prendo questi 100 milioni che vi ridò, sottolineato, vi ridò 100 milioni a voi, quando mi capita, mica subito, un giorno passo di qui, dico, oh, tenga questi 5 milioni, si va a 95, si va, a un certo punto poi si va a pari, si finisce. Se ben capito, lei vuole un prestito per comprarsi la casa. Esatto. Di 100 milioni. Esatto. Per esempio, lei potrebbe avere questi denari investiti, no? Come? Questi 100 milioni lei potrebbe averli investiti da qualche parte. 100 milioni investiti? Sì. Io non so quanto possa... ma credo, forse mettendo insieme anche la roba da piccino, calzoni corti, cappottacci, scarpe, ma 100 milioni, direttore, non ci arrivo a 100. Forse c'è un equivoco, giovanotto.
Lei è venuto qui? Non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente e vuole 100 milioni. E pretende che noi glieli diamo? Detone! Ma lei non mi vuole dare 100 milioni? Ma lei va a contare al suo nome, dottor Dio Teiu? Lei si contraddice! Non ho niente! Certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni! Perché se avessi un miliardo me li darebbe 100 milioni? Certo! Certo! Ah sì, eh? Certo! Ma se avessi un miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni! 200! Tenga, 300 milioni! Qui! Tenga, non li voglio neanche, me ne resta 700! Grazie tante! Non li voglio! Li metta in tasca! Non li voglio, li metta in tasca! Se c'ho un miliardo mi dà 100 milioni! Allora, se io ho bisogno di una melanzana, devo andare dall'ortolano, devo avere un miliardo di melanzane a casa? Eh? Non me l'ha mai detto l'ortolano, ce l'ha lei un miliardo di melanzane? Mai! Né di pesche, vede, di quello che c'ho bisogno. Da quando ti aiuti? Lei non mi presta 100, lei va contro il suo nome, lei si contraddice. Direttore! Ma dove siamo arrivati? Bello. Da dove nasce la decisione di far vedere questo... No, lo chiedo... No, lo chiedo alla... Chiedo... Chi c'è la jingle machine oggi? Santoro. Ricitra, può chiedere a Santoro, autore della trasmissione, da, da chi... Ce l'ha più vicino di quanto pensa. Piaceva? A me. Non ho sentito, Ricitra. Ah, ecco, piacere. Sembra poco? Appanata. Le sembra poco? Quindi noi facciamo una trasmissione per il sollazzo di un solo telespettatore, peraltro Benigni, qui, come Benigni. No, Benigni. Meglio questo che Manzo, com'era quella cosa tremenda? Pavido! Manzo criminale, che invece piaceva molto a Pennacchioli, Schininà, Giulia Soi, Federica Binanti e anche a Santoro. 10! Sì. Vede, condivide. Qui l'unico che non conta una beata nullità, diciamo così, apprezzerà che è un beneamato, sono io. Cioè, quello che dico io non si fa. Oppure se fanno vedere i contributi in ordine sparso. Ma sei un dittatore peggio di Gheddafi. Cioncati, mancano la parte iniziale, lei la parte peggio finale. Di manca proprio un... Lei è peggio di Gheddafi, io è un dittatore in questo studio. Vabbè, quasi quasi andrei a lavorare a studio aperto, pensate un po'. A studio aperto? Sì, a studio aperto. Sono sicuro che mi divertirei di più, anche perché le notizie le danno così. Vediamo se questo... Credibile. Anche tu come regista sembri credibile, ma... Febbraio 2011, finalmente ci siamo, inizia la festa di primavera, in tutto il mondo si festeggia il Chunji, il capodanno cinese, finisce l'anno vecchio e inizia l'anno nuovo, l'anno del coniglio. In tutte le città del mondo migliaia di cinesi scendono in piazza a festeggiare. Quello del coniglio è uno dei segni più amati dell'oroscopo cinese. Chi nasce sotto il segno del coniglio ha un carattere gentile, affidabile e romantico. Siamo venuti qui a New York, dove la folta rappresentanza di Chinatown celebra l'anno del coniglio con sfilate, colori, draghi animati e suoni di festa. Che valore ha per te l'anno del coniglio? Allora, per noi porta fortuna. Per te invece che valore ha l'anno del coniglio? Mi sembra che il coniglio è un animale molto carino. Non solo i cinesi, ma tutti noi amiamo il coniglio, uno tra gli animali più affettuosi, miti e pacifici. Ma il coniglio è davvero buono come sembra? Ce lo dice Mario Cavazzoni. In Salmia, la cacciatora, con le olive o con le patate, il coniglio è sempre buono, in tutte le salse. Ma mentre i festeggiamenti per l'anno del coniglio raggiungono il loro culmine, a pochi isolati di distanza si svolge una manifestazione di impegno sociale e civile. Se il 2011 è l'anno del coniglio, c'è chi, come le conigliette, in questo periodo storico si sente messo da parte, escluso dalle attenzioni di chi conta. Una lotta di classe per rivendicare i diritti civili. Tra le conigliette divampa la polemica.
in Italia. Sì, ma abbassa sto coso perché non sono mica sorda. Dicevo, in Italia stanno festeggiando tutte quante e non è giusto. Noi chi siamo? Le figlie della serva. La cronaca parla solo di donne vestite da poliziotto o da infermiere. Qui delle conigliette non parla più nessuno. Noi vogliamo essere rappresentate nelle istituzioni. Insomma, come vedete, anche questa volta il nostro notiziario ha dato voce al dissenso, riconoscendo le istanze di chi non si vede rappresentati i propri diritti. TG Stadio Aperto 1, l'impegno sociale e il giornalismo con la S maiuscola. Ah, non era Studio Aperto, chiedo scusa, era la parodia di un telegiornale che però si chiama Stadio Aperto, fatta a quelli che il calcio. E questo chi l'ha scelto, questo servizio? Per non guardi me. È stato lei? No, guardi, a me danno una lista che di solito... Non credo. Io non ho come credo. Si dice in Schindler-List, tutto il bene sta qua dentro, fuori c'è il male, tranne che però non lo decido io. Perché ma cos'era esattamente questa cosa? Cos'era? Era una parodia di servizi di certi telegiornali. A quelli che è il calcio. Ma lei, mentre io parlo, neanche mi ascolta, è meraviglioso ormai. Quelli che è il calcio? Sì, sì, ma lei stia sereno. Dunque, a questo proposito segnalo... Guerra del dessert. Michelle Obama tenta la destra americana. Dai repubblicani moderati sia la campagna delle First Lady, bocciata però da Sarah Palin. La quale Sarah Palin o Palin dice che la First Lady vuole proibire agli americani il dessert. E perché? Perché gli americani sono notoriamente piuttosto obesi, cioè una società in cui le persone... Tra l'altro c'è una foto qui di Michelle Obama, fa esercizio con un ragazzino obeso e la campagna dice appunto, secondo Michelle Obama, il dessert non è un diritto. Quindi quando si arriva a fine pasto, come abitudine ad esempio in Italia, che vengono a dire mangiamo un tiramisù fatto da noi sempre, non c'è un tiramisù fatto da qualcun altro, è sempre il tiramisù fatto da loro. L'unica cosa che tutti i ristoranti italiani fanno è il tiramisù. Perché è facile farlo. È molto facile farlo. È molto facile farlo. È una stupidaggine fare il tiramisù. Sì. Sa l'ultima barzelletta raccontata da Berlusconi qual è? Lei minaccia di raccontarla? No, l'ha raccontata lui, per cui l'ha raccontata e dice che c'è una topina che arriva sulla riva di un fiume e vuole attraversare il guado, è solo che ha paura di essere travolta dalla corrente e quindi chiede aiuto a un merlo che sta su un ramo, una pianta lì vicino, mi aiuti a attraversare il fiume? Quello dice no, perché ho i miei impegni, no, perché c'ho da fare. Lei insiste, lui continua a replicare, non se ne parla proprio, ti prego aiutami a attraversare il guado, non ci penso minimamente. Insomma, rimangono ciascuno sulla propria posizione con il merlo che stoicamente dice non ti aiuto e alla fine la topina decide di attraversare il fiume a suo rischio e pericolo bagnandosi. Qual è la morale di questa barzelletta? Quale potrebbe essere questa morale? Che quando l'uccello è duro, la topina si bagna. In miniera! Non me lo dica così, io le dico cosa ho letto sui giornali oggi. Vabbè, lei se ne va. Poi sempre a me viene tutta questa cosa, abbandonato a me stesso. Ma a proposito della guerra del dessert, vediamo che c'è chi ha la Clerici che parla del cuoco, del fuoco, del cibo, del fico, non so, guardate. Cuoco, una puntata speciale per Rai 3, una rete un po' spenta, un po' triste, a volte quasi sembra in bianco e nero, e noi cosa siamo qui a fare? Siamo a dare un po' di colore, un po' di sapore, un po' di piacere. No, ma che cosa ho visto? È già qui, è già in scena, in carne ed ossa, colui che quando compare confonde le signore perché poverette, gli salgono gli ormoni e anche forse le calorie, il nostro bel cuoco del cetriolone! Signora Clerici, guardi. Noi siamo felici che lei è qui, ma non può cambiarmi la tipologia di cuoco? No, allora, non mi fate confusione sui nomi dei cuochi. Tu sei cetriolone, c'hai la faccia del cetriolone. Guarda il piedino. Che? Faccio anche il bruncetto, Non hai messo il grembiuletto? No, il grembiuletto no. No, il grembiuletto sì, perché la cucina è anche pulizia e anche igiene. Però io devo anche dire che le donne molto spesso hanno più capacità manuale degli uomini e quindi ti vengo... No. Ti vengo... Dove ti vengo? Ma ti vengo incontro, ciao, guarda come sei carino. La prego. Oddio, no! Oddio!
Cos'è? Cos'è? Ti tira? Cucù! Cucù! No, che tira? Non tira! Mi metti in imbarazzo. Ma io dicevo ti tira il grembiuletto, ma guarda questo qui com'è malizioso, questo pochino qui. È vero, anche un pochino maialetto, è vero. Però la regia quando mi fa partire il maialetto, in realtà, oltre che a sottolineare la maialitudine del nostro cuoco del cetriolone, può forse voler dire che ho messo su un po' di cicetta. Non lo so. San ciccia? No. San ciccia, tocca un po'? No, no, non mi faccio toccare, la scongiuro. Guarda che comunque, donna paffuta sempre piaciuta. Lo so, Mucchina, questo ci dice che adesso passiamo alla parte anche più gustosa della nostra trasmissione. Ci sei? Ma questo è un grano alla marcia. Ma questo mi parte in quarta. Partiamo! Bonjour, finesse. Buongiorno Finesse. Di che cosa stiamo discutendo? L'altra sera ospiti nella parte finale di Niente Personale, Lillo e Greg, anche loro vanno a fare la spesa in un negozio di alimentari. Tanto per rimanere nel filone, prego. Forse? Oggi... Con calma, puntata maliziosa. Buongiorno, mi dica. Salve. Salve, vorrei un netto e mezzo di squacquerone e poi del taleggio, non ne vedo. È qua, quanto ne vuole? E metà di quello, grazie. Perfetto, basta così? Da mangiare sì, poi se lei andasse mi farei volentieri con lei, ecco. Faccio girare il bancone che così andiamo nel retro. Senta, lo scusicelo prima io, eh? Cosa dice, scusa? No, dico che ce l'ho prima io, nel senso che io pensavo che lei dovesse prendere poche cose, deve anche... altro discorso, scusa. Non credo proprio, quando sono entrato io lei non c'era, glielo dica. No. Guarda, ero distratta, non lo so, vedeva tra di voi. Lei che cosa deve comprare? Io devo comprare solamente una ricottina, però anche a me eventualmente interesserebbe parlare con la signorina. Scusate, sì. Mi fate passare avanti, faccio presto, soffro di... No, lei guardi. Aspetta solo, grazie. Infatti, scusi. Grazie, molto gentile. Scusi. Oh, Rita, buongiorno, mi dica. Mario non c'è. C'è, è nel retro cliente. Può aspettare? Qualcuno mi dà una mano che sono sola a quel bancone, c'è gente, grazie. Eccomi, ti devo servire? Ci sono io. Io volevo una ricottina e poi se le va di fare. Purtroppo ho mal di testa. Ah, vabbè, allora faccio preparare la ricottina, poi io aspetto la signorina. Certo, a me piacerebbe tantissimo, sapete che mi piace fare sesso, però magari aspettiamo un momento più tranquillo, non so. Ecco la ricotta. Grazie. Che è il prossimo? Sì, ci sono io. Dunque, a me fa 3 etti di Bologna e una mezza caciottina. Senta, se vuole possiamo farci io e lei una... Ah, molto volentieri, tanto grazie. Non ho fretta. Bene, bene. E possiamo... la affettatrice? Purtroppo no, perché non ci state, ho impicciato lì proprio. Comunque io ho casa qua di fronte, possiamo andare lì. Bene, bene, grazie. Sì. Veramente gentile. Ma non ho capito, noi due che facciamo? Tra un'oretta direi di sì. Scusi, io ci metto proprio 3 secondi, eh. Ah. Mario, tira giù la serranda che accontentiamo tutti, dai. Grazie. Dai. Sto vedendo una trasmissione disgustosa. C'ha ragione. C'ha ragione lui. No, mi dispiace, c'ha ragione lui. Però, Presidente, le faccio notare che ho la sua cravatta, eh. Sto qua... vedendo una qui ormai ci siamo. Spregevole, sì. Turpe, ripugnante. Va bene, me ne farò una ragione. A proposito, Serse Cosmi è il nuovo allenatore del... Del Palermo. Del Palermo, il cui presidente... Zamparini. Ne ha schioppati negli ultimi... quanti ne... 26. 26? Quanti sono? 29. 29? In quanto tempo ha seccato 29 allenatori? In 2 mesi. No, in 2 mesi, credo sì. Sì, ma in un tempo estremamente... Ma vediamo Cosmi come ha accolto, credo, ci sia riferimento. Vediamo, Cosmi, grazie. Buonasera, stavo praticamente facendo la ninna nanna al mio piccolino. Perché è lì con lei? C'è lì suo figlio? Sì, certo. Il piccolo Cosmi, possiamo vederlo? Volete vederlo? Vieni qua, piccolino. Ma che piccolino? È un energumeno. Dorme, c'è pure il pizzo. Che c'è? Magari non ironizzerei sul fatto che sono mingherlino. No, scusi, a parte che noi sostenevamo il contrario, non abbiamo detto... Proprio il contrario. Magari non ironizzerei neanche sul contrario. Vabbè, non ironizziamo. Vi chiediamo scusa un po' tutti e due. Piccolino. Sì, ma la lasci tranquillo, magari. Papà, perché sono morti i dinosauri? Oh, che bella domanda. Classica domanda. Che bella vocina. Sì. Perché sono morti i dinosauri? Sì, perché sa? A un certo punto, piccolino, sì, è arrivata una grossa palla dal cielo, grossa, e il dinosauro ha sbagliato lo stop e sono morti. Ma no, non è proprio... Scusi, Cosmi, non è questo il motivo per cui sono morti? Piccolino. Sì. Papà, ma come nascono i bambini? Aia, qua sono cavoli, stia attento. Aia, aia.
la dolcezza, si parla degli animali, la farfalla. No, non è gesti, facile, si inventi qualcosa di carino. Gli animali, c'ha ragione loro, eh. Mi viene in mente lo scoiattolino. Ah, pensavo Liverani io. Lo scoiattolino piccolino, che scappa sull'alberello così e va dietro la scoiattolina che fa la becciosa, che fa la becciosa così. Adesso non esageriamo. E va così sugli alberi e scappa, e lo scoiattolino sempre dietro, a un certo punto la scoiattolina... Stanca. Si viene come un attacco di asma, la pleurite. Ma che pleurite? Vai, perché è sudata, ha preso la corrente. Sì, allora... Lo scoiattolino la raggiunge, finalmente gli dice... Scoiattolina. Ah, così gli dice? Il canto d'amore. Vieni qua, scoiattolina. E poi? E con tanta dolcezza, perché tanta dolcezza se la butta giù. Ma no, senza. Ma lo traumatizza. No, è un bambino piccolo. Non si fa così. Cioè, diciamo, per farci, perché Zamparini in 10 anni, è meno, ma per capirci, ne ha cambiati in realtà 29 sono le persone, ma siccome alcuni sono stati richiamati, in realtà ne ha avvicendato 34. Allora, 34 in 10 anni vuol dire la media di 3,4 allenatori l'anno, il che significa un allenatore ogni 4 mesi. Mi sembra poco? No, mi sembra poco, mi sembra... Mi sarà dei contratti a progetto. Sì, più o meno. Vieni che poi vediamo fra 3 mesi che succede. Oh, Fassino, come forse saprete, ha vinto, Piero Fassino, già segretario di AIDS, il segretario che con lui, AIDS e Rutelli alla Margherita hanno... fatto sì che nascesse il Partito Democratico, che vive fin dall'inizio di ottima e strepitosa salute. L'ora di Fassino ha vinto le primarie a Torino, quindi sarà il candidato del centrosinistra per il Comune di Torino, fa il pieno di voti degli over 65. Quindi ha preso i voti non esattamente della fascia più giovane della popolazione, ma come ha sempre detto anche Chiamparino, che ha anche detto lo votano i vecchi, allora è la città che è vecchia e invecchierà sempre di più. Sergio Camperino, sindaco in carica. Dunque, vi facciamo vedere due elettori del Partito Democratico, uno giovane che cerca di andare al seggio delle primarie con un mezzo, ma viene battuto da una donna meno giovane. Vediamo come va a finire. Guardate il contributo, grazie. Shaping up to be a rough commute out there today. Watch for an accident on the 101 near Sherman Way. And we're just getting word that the 405 southbound has been shut down completely. Looks like some sort of police activity has kind of cleared for a 2-mile stretch from the 118 all the way up to Victory. As soon as we get more information, we'll let you know. But in the meantime, we'll get you through with another 40 minutes of your favorite hits on KCTV. Era un'elettrice di Fassino che salutava così invece il sostenitore del suo competitor. Le è piaciuto questo? Questo è molto carino. Chi l'ha scelta? Su questo contributo? Lei? No. No. E io sono ostaggio come Dozier. Cassa, pubblicità, grazie.
Cerimonia degli Oscar, ha vinto Natalie Portman come miglior attrice protagonista e Colin Firth, come per Il discorso del re, come miglior attore protagonista. L'omaggio all'Italia, voglio starmene solo con mia moglie Livia, che è italiana. Noi ci dovremmo sempre ricordare delle persone che ci stanno a fianco, le donne che ci amano e che ci sopportano magari già da qualche anno, rimettendosi ai nostri ritmi, desideri. No? Sì. Io sono affiancato da una pia donna, quindi... Senta, a proposito di tandem, coppie, oggi a lei mancava Abate. Non è che ha fatto come quel rellista, non so se sa cosa è successo. Si è perso il Tanto una cosa molto breve, però giusto per ricordare come il rapporto di coppia sia fondamentale. Guardate. Marco, dagli una mano. Dai, Marco. Prendilo dal finestrino! Si è dimenticato il navigatore per strada. Ricordate che ci sono casi di mariti che dimenticano le mogli in autostrada? Sì, però... Sapete? Senza navigatore si muore, Sì, ma c'è sta quello, c'è quello elettronico. No. Metti quello. Dove devo arrivare? No. Si muore. Senza navigatore, senza note, si muore. Facendo Ma non è mai andato a prostitute... Ma come che c'entra sta cosa? Niente, sono impazziti, così, alla Jingle Machine oggi sono impazziti. Grazie a Adriano Panatta, grazie al Fulvio Abate, ovunque ella si trovi. E grazie a tutti, grazie a Licitra. Dove sta Vincenzo? No, mi ha detto il nome. Francesco, lo so. Dove sta Vincenzo? Se sa. Torna? Perché non le è fatto piacere stare con noi? No, per lei. Ah. Grazie Francesco, ci vediamo domani, arrivederci.